E bella a tutti ragazzi, benvenuti qui in questo nuovo video. Oggi stranamente non siamo su Agario, bensì siamo su Minecraft. Allora, oggi vi porto un gameplay su casa mia, se la si può chiamare casa, sulla mia reggia che ho costruito con molti anni di lavoro e fatica. E quindi oggi vi porterò questo video introduttivo dopo il tutorial e nei commenti mi raccomando scrivetemi se volete su Minecraft una serie nuova oppure se volete che continui questa casa qui che ho adesso, perché io già avevo una survival, poi l'ho abbandonata per un po' di tempo perché mi ero rotto le palle. Però se volete che continuo questa survival qui, ditemelo. In caso contrario ne inizio una nuova, magari vi insegno un po' i trucchi per chi è la prima volta. Allora, innanzitutto, esternamente la casa è così. Un mostro. Scusate che mi lagga tutto perché è una casa inconcepibile. Siamo due. Santo solo per adesso. Allora, questa è la casa. Sopra vedete questo tetto gigante che poi non è un tetto. È studiato peraltro. Cioè, questo, chiamiamolo tetto, questo tetto è così grosso che tutte queste zone, nonostante sia giorno, non lo so se è giorno. Però in caso sia giorno, sono buie. Quindi ho dovuto mettere delle torce perché spawnavano, come vedete lì c'è un arciere, perché spawnavano mob in continuazione, perché qui è troppo buio. Oh, un arciere. C'ho la spada, sì. Ok. Scusate l'interruzione. Allora, dicevo. Dopodiché qui ai lati potete vedere dei pilastri che sono solo di bellezza perché la casa si regge da sola. Questo, se vi state chiedendo che cos'è, ve lo dico io, è il tunnel che porta alla miniera. Questa roba qui sarebbero delle scale che stavano sotto, quindi per coprire le scale ci stava questa, vabbè, lasciamo stare. Poi troviamo qui una piscina per farsi il bagno quando uno ha freddo, ma quando uno ha caldo semmai, vabbè no, serve perché quando io voglio scendere, anziché rifarmi tutte le scale, faccio così e non mi faccio niente, quindi mi sembra molto più comodo. Saliamo al piano di sopra. Allora, primo piano. Allora, innanzitutto qui troviamo delle comodissime tile, non mi ricordo come si chiamano, comunque delle piastrelle per aprire e chiudere le porte. Penso che ce n'è un'altra, però se no dopo era asimmetrico e io sono, vabbè. Questa è la chest delle cose che io chiamo preziose, non pre cioè nel senso le cose che uso. Quindi per esempio quando esco prendo, che ne so, la spada, il piccone, l'accetta e vado a tagliare la legna. Oppure, aspetta, ce l'ho l'armatura? Sì. Oppure prendo l'armatura, prendo il libro, prendo le frecce, non lo so. Comunque, poi, qui, vabbè, sapete già che cos'è. Ah, premevo Caps Lock, ecco perché non mi funzionava. Vabbè, l'enchantment table, buonanotte. Il crafting table. Poi questa è questa la potrei chiamare varie, perché qui ci sta un po' di tutto. Quando torno butto tutto qui, poi dopo quando ho tempo seleziono. Quindi adesso ci metterei, no, perché i materiali vanno negli altri. Poi qui abbiamo un incudine e questo. No, siccome lo uso da poco, non mi ricordo come si chiama. Vabbè, avete capito, il coso delle boccette. Qui sotto c'è la miniera che dopo vi farò vedere. Dove cazzo sta andando? Ecco. Qui abbiamo le scale, saliamo al piano di sopra, lagherà il mondo. Allora, questa cosa è innovativa perché scommetto che nessuno di voi l'ha mai fatta. E vi assicuro che non sono in creativa, tutto quello che vedete qui è fatto con duro lavoro. Io praticamente sto mappando la mappa. Quindi, vedete qui, questa è casa mia, ovviamente devo aggiornarla perché qua ci sarebbe il tetto e qui stanno ancora le travi. Questa è casa mia, poi vedete qui questo cosetto nero qua è il portale del Nether, vabbè, avete capito? Perché non so perché, non so se succede anche a voi, quando entro nel portale che sta lì, mi fa respawnare, quando torno sulla terra mi fa entrare su questo qui, che per fortuna sta davanti a casa mia. Qui devo ancora finire di mappare, poi nei prossimi video vi spiegherò magari come fare se vi interessa. Scrivete sempre tutto nei commenti. Qui c'è un letto, proprio la cazzo di cane. Qui troviamo il mio
orto. Alcuni di voi noteranno che in questo orto ci sono solo le canne da zucchero, chiamatele come vi pare, sì, canne da zucchero. Vi spiego subito perché. Inizialmente c'era anche il grano, però come vedete questo coso ha oscurato tutta la luce, quindi il grano senza luce non può essere coltivato, quindi appena lo piazzavo mi si toglieva da solo, quindi ho dovuto mettere solo lo zucchero. Adesso ne prendo un po' così lo ripiazzo nei punti in cui manca. Tipo la metà sarà caduta in acqua, però non mi va di raccogliere. Ok, una cosa che c'è. Ok, andiamo avanti. Non so perché c'è un cancelletto, ma non credo che il grano scappi, però. Allora, qui abbiamo la cosa dei maiali. Stalla dei maiali. Quando ho fame vado qui e ne ammazzo qualcuno. Molto crudele. Qui abbiamo le pecore. E per chi è abruzzese, gli arrosticini. E infine abbiamo le mucche. Ragazzi, vi starete chiedendo perché non ho le galline. Ho cercato galline per tutta la mappa, ma non ne ho trovata una, ma cioè, sarà stata una cosa tipo 40 km. Quindi non ce l'ho fatta a portarla qui con l'erba. Qui abbiamo il portale. Non entro dentro perché una volta entrati non si può più uscire, come vedete. Perché per chi non lo sapesse, le porte di ferro non possono essere aperte. Questo succede, questo l'ho messo perché molto spesso mi venivano dei mostri dal Nether e quindi almeno qui rimanevano chiusi. Se no facevano un bordello. Questo è l'enchantment room, chiamiamola così, che sto ancora costruendo con le librerie. Però sono a buon punto. Qui queste sono decorazioni, cazzo. Qui abbiamo la stanza, un po' lo storage, diciamo, un magazzino. Qui abbiamo il tavolo dei materiali. Vediamo se ci entra o no. È finito lo spazio. Perché premo caps lock, porca puttana? No, è finito lo spazio. Pure per il pietrisco, congiudo. Quindi, poi troviamo un crafting table, perché qui tutta sta roba, ogni tanto mi viene a craftare la roba. Qui abbiamo questa è la... cazzo si chiama? La cassapanca delle cose preziose, quindi diamanti, oro, lapislazzuli, pietra rossa a non finire, pasto, berga, robot, tutte queste cose. E non so perché ci siano dei segni, vabbè. E questo è la cassapanca del giardinaggio. Adesso vi spiego perché ce l'ho, perché non ha senso. Allora, perché adesso vedrete a cosa serve questo coso, ha un suo scopo. E qui c'è il cane, così a cazzo, in una stanza, vabbè. Scusate che sto morendo di fame nel gioco, ovviamente. Ok, è arrivato il big moment. Ora saliamo. Ah, a proposito, vi spiego una cosa. Le prime volte, come vedete lì sta ancora finendo la costruzione, però ho finito praticamente, manca solo quell'angolo. Le prime volte che costruivo questa cosa, sopra era completamente buio, senza torce, e io non gli davo caso, non gli davo importanza. Così dopo un po' ho cominciato a vedere i creeper cadere da lì, esplodere, mi è esploso mezzo mondo, ho fatto un casino, e ho capito che nonostante fosse casa mia i creeper spawnano comunque, quindi ho dovuto mettere torce, quindi adesso vedrete, ecco qui, un mare di torce. Allora, questo spazio infinito, enorme, gigantropico, siccome io sono una mente malata, l'ho costruito perché volevo sopra farci un giardino. Porco! Ecco. Questo succede spesso. Infatti appena lo finisco non mi dovevo sporgere la camicia. Appena lo finisco devo mettere delle cose. Allora, tanto non vi preoccupate, non avevo tante XP perché ero già morto nel Nether e avevo perso tutto. Allora, ci sta qualcos'altro? Andiamo in acqua. Sicuramente c'è qualcosa. Anche se non capisco perché lag è così tanto. Si dice FPS, grafica, veloce. Menzione GUI. No!
Boh. Ok. Allora, un attimo che mi rimetto l'armatura. Stavo dicendo, questo spazio qui l'ho creato perché volevo, siccome mi ero stufato di scendere e di andare in giro a cercare le legne, cercare un po' di tutto, allora ho creato questo spazio per poi riempirlo, per poi insomma coprirlo tutto di lì di terra sopra, a due strati, e farci sopra una specie di bosco, però sopra casa mia. Ovviamente qui lo serrerò, toglierò le torce, così se mi servono i mob li vengo a cercare qui sopra. Se mi serve la legna la vengo a prendere qui sopra, ovviamente ci metto gli alberi. Se mi servono i fiori li vengo a prendere qui sopra, se mi serve l'acqua la prendo qui sopra. Quindi praticamente non c'ho più bisogno di scendere, perché la miniera ce l'ho sotto casa, il giardino ce l'ho sopra. Quindi praticamente potrò anche bloccare l'uscita, perché a meno che non voglia finire il gioco. E infine qui troviamo questo cazzo, ok, questo, la, come si chiama, la miniera. Ovviamente non potevo non metterci una ferrovia, una cosa, una roller coaster. Qui troviamo i materiali di prima necessità, quindi pietra, bastoni per costruire i picconi in caso, tipo adesso me lo sono scordato, però non mi serve, e carbone. Ci faccio scendere sotto perché qui è troppo figo. Sono sceso tipo fino alla fine. Io quando vado in miniera scendo finché, come cazzo si scende, ecco. Qui ho dovuto fare un buco, se no mi spaccavo la testa ogni volta. Scendo finché non trovo, come si dice, un'altra miniera, diciamo, tipo quelle che si creano da sole, se ce l'avete presente. Infatti eccola qui, io ho scavato come un dannato e poi qui ho trovato questa miniera, che per dirvela tutta praticamente la conosco, cioè non è che la conosco a memoria, però già l'ho esplorata tutta. Però ci sono ancora dei punti che ogni tanto, comunque adesso se vi facessi vedere tutta la miniera perderei una giornata. Ragazzi, il video di oggi è finito, spero vi sia piaciuto e lasciate un like, un commento, ma soprattutto scrivetevi nei commenti se preferite che io inizi una serie nuova su Minecraft in survival, sì, in survival, oppure se continui, porca, oppure se continui, cioè se preferite che io continui questa serie, questa casa qua. Ok, quindi scrivetemi nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Bella.